Allora, dai, perché siete qui oggi? Per far divertire i bambini. Ma voi siete dei pompieri in pensione, diceva qualcuno, o pompieri che effettivamente prestate servizio o siete volontari? Allora, siamo un po' misti, ci sono pensionate e volontari. Permanente volontari. Però, diciamo, tutte, la maggior parte sono pensionate. L'associazione degli pensionati, l'associazione nazionale Vigile del Fuoco. Anche per la cultura della prevenzione. Noi per esempio l'anno scorso qui a Cleto abbiamo visto un grosso incendio, ma si sono sparsi un po' anche dovunque, alcuni erano dolosi, altri si pensa per colpa del surriscaldamento, ma poi bisogna vedere se è vero. Comunque imparare a tutelare il territorio, almeno per i bambini che fanno parte di questa zona, non è male, vedendovi. Certo, non solo per i bambini, un po' per tutti, la tutela del territorio è a favore di tutti poi alla fine. Sì, c'è un percorso da effettuare, i bambini si vestono prima all'ingresso, poi fanno tutti il percorso e così, diciamo, per un giorno provano a fare il pompiere, diciamo. In cosa consiste esattamente questo gioco dell'arrampicarsi? È il salire dal muro aiutandosi con i pioli, con nei veri pezzi che sono stati montati, e alla fine della torre tirano la campanella per dire che hanno effettuato il servizio da pompieri. Praticamente è come se facessero un po' un'uscita. Simulano un po' una situazione difficile per la salita. Andare nelle scuole, ho visto perché dicevano questo, andare nelle scuole è un po' far vedere quali sono le emergenze, abituare anche i bambini ad affrontarle senza timore, senza paura. Sì, è proprio questa, l'idea di poter affrontare il pericolo senza farsi prendere dal panico e riuscire a risolvere al meglio la situazione. Alle volte i bambini sono più preparati degli adulti o comunque hanno una mente più plastica, quindi magari imparano meglio? Sì, sono una spugna che assorbe bene gli insegnamenti che diamo e soprattutto non conoscono bene il pericolo, pertanto è più semplice ed è più facile per loro apprendere come meglio riuscire ad affrontare alcune circostanze.